Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Lo inizio già verso la via per il nostro primo, la nostra prima visita turistica di oggi. Siamo a Napoli ed era da un sacco che non tornavo a Napoli, quindi sono veramente contentissima. Stiamo mangiando benissimo. I'm just waiting for you guys to come. I know, we're trying to act normal. Yeah, exactly. Don't you talk whatever, don't worry. Stiamo andando, adesso siamo usciti dall'hotel, abbiamo fatto una mega colazione. Io adoro le colazioni negli hotel in Italia perché per me sono le migliori. Tra l'altro, nei prossimi giorni vorrei fare un domande e risposte, un Nicole risponde con il mio ragazzo, ma vi chiederò le domande direttamente su Instagram, così me le lasciate lì. A parte questa parentesi, oggi è una splendida giornata qui a Napoli, fa caldo, ma devo dire che si sta molto molto meglio rispetto a Roma. E ovviamente appena arrivati ci siamo mangiati la pizza, questo è il nostro secondo giorno qui. Ieri sera abbiamo fatto invece una fantastica cena di pesce e adesso stiamo andando verso, se non sbaglio si chiama Castelnuovo, a visitarlo perché è stupendo, è meraviglioso e io non ci sono mai stata, l'avevo visto solo da fuori. E questa è Napoli con un tempo meraviglioso, cielo azzurro. Cioè ragazzi, io la bellezza stupendo, solo non sappiamo bene come entrarci, quindi dobbiamo trovare un po' l'entrata, però wow. Siamo all'entrata, è stupendo, c'è un po' di fila ma in realtà niente di che, abbiamo già prenotato i biglietti, aspettiamo di entrare. Mi fa troppo ridere perché abbiamo tutte le guide, tutto in inglese, quindi mi sto veramente facendo la turista e tutti pensano che io sia, non lo so, anch'io canadese. Siamo entrate adesso qui nel castello, Castelnuovo, è meraviglioso. La mamma del mio ragazzo è incantata da qualsiasi cosa che vede in Italia, quindi questa cosa mi fa troppa tenerezza perché era il sogno della sua vita praticamente venire in Italia, quindi insomma mi fa molto molto piacere. E adesso stiamo iniziando il nostro tour guidato. Allora, first of all, did you visit museum? No? No what? Okay. On the first floor we have the original bronze door, because that one at the end is a replica from the original. And the bronze door, as you can see, was a commissioned by King Ferrante di Aragona 1475 in order to remind us that there's a battle. This is like the history door. It's the history door because we have a battle between Aragon and, of course, the Anjou. At the end, of course, the winner were the Aragon family. That's why the battle. At the same time, we have also this cannonball. Why the cannonball? Because the story says that this door was stolen by French. When they back to France, they were intercepted by the Genovese fleet. The Genovese fleet, for an accident, hit the door with a cannonball. Oh yeah. No call your family, other than that, probably the family, but all around you can see the knot, strong, the millet. Al secondo dei chili qua ne passaggi, andiamo a farci passare. Wow! No vabbè, c'è uno scheletro. Più di uno in realtà, oddio. Before, in a very old religion, so in the world we have a stratification,
because it's clear the founder of the story are better than different thoughts. Adesso stiamo scendendo nelle prigioni del castello. Reminds me of going to Edinburgh and go under to where the peasants lived. They had built the permanent buildings over top. Quanto sono piccole ste porte. Dopo quattro piani siamo saliti sulla terrazza in cima al castello, la vista da qua. Pazzesco. Bello. Tutti mi dite, ma perché non dici il nome del tuo fidanzato? Lo chiami sempre il tuo fidanzato? Sveleremo il nome in un video, sempre quello delle domande e risposte. Accendo la videocamera e mi viene in mente roba che, a cui voglio rispondere, che leggo nei commenti, perché ultimamente non rispondo a tantissimi commenti, me ne rendo conto. Li leggo però sempre tutti, solo che se non ho tanto tempo poi mi ricordo quello che mi chiedete e vi rispondo in video. Spero abbia senso. E siamo appena usciti dal castello, che è stato meraviglioso. Sono molto contenta che ci siamo andati, perché non era originalmente, il ragazzo mi fa foto mentre parlo con voi, non era nei nostri piani originalmente, ma l'abbiamo visto e ci siamo detti no, dobbiamo assolutamente entrare e visitarlo perché è stupendo. Adesso stiamo andando a pranzo, non uccidetemi, mandiamo da Rosso Pomodoro perché più o meno è sempre una garanzia. Ma abbiamo visto questa fontana meravigliosa e quindi ci siamo fermati. Adoro perché la mamma del mio ragazzo, che è ovviamente canadese, lì tutto è nuovo relativamente, specialmente se lo confrontiamo con i monumenti e tutta la storia che abbiamo in Europa. Quindi per lei tipo ogni cosa è wow, è bellissimo. Questa è la fontana, che è stupenda. Amici napoletani, ditemi come si chiama, questa piazza. Purtroppo non so il nome, però la ammiriamo ugualmente. Eccoci a pranzo, abbiamo preso il solito spritz, che qua è molto abbondante e generoso, infatti sono già ubriaca. Mio ragazzo anche. Noi abbiamo preso gli antipasti, sua mamma per adesso no, perché le porzioni qui sono grandi. E abbiamo preso, allora, queste sono tipo delle polpette con melanzane, credo, e manzo. E io ho preso l'impepata di cozze, yum! What? Said I feel like I need another bowl. That's I want that. Vabbè, mega frittura di pesce. Noi abbiamo preso la pasta con i pomodorini e la burrata. Sembra buonissima, però voglio la frittura in realtà. Hey, I'm doing this. È sempre scarpetta immancabile. Ormai lo sto trasformando in un italiano, piano piano ce la faremo, ragazzi. Piano piano. Little little? Yeah, little by little. You know what I said? Slowly I'm gonna turn you into an Italian. Grazie. Film your face. Deve essere documentato. Apparentemente. Slowly but slowly we're turning her into a cave woman. Into what? A cave woman. A cave woman. Oh, I was filming your chin.
not approved as a cameraman. No. She always chooses the best. Lei sceglie sempre i dessert migliori. Le cose migliori. Grazie. Wow, ok. Noi abbiamo la panna cotta, i frutti di bosco. Che meraviglia. I figured out. Ma perché quando ho i capelli legati in questo modo mi vedo sempre tipo calva? Vabbè, comunque, siamo tornati in hotel e adesso stiamo, ci siamo riposati un po', adesso stiamo per andare a cena alla trattoria da Nennella, che sicuramente conoscerete perché sono famosissimi su TikTok, sono stravirali, li vedo sempre, e siccome sembra un'atmosfera talmente allegra, volevamo assolutamente fare questa esperienza. Poi il cibo sembra buonissimo, io voglio assolutamente assaggiare la tipica pasta con patate e provola che non ho mai assaggiato e sembra buonissima, quindi questa sarà la mia cena di oggi, ho già deciso, ammesso che riusciremo a mangiarci in questo posto, perché essendo così famosi ci sono anche delle file astronomiche e so che non sempre è possibile effettivamente trovare un tavolo e non accettano prenotazioni. Ovviamente se ci fosse stata possibilità lo avremmo fatto, ma non accettano prenotazioni, quindi si va e si aspetta. Nel frattempo volevo farvi vedere anche la nostra stanza d'hotel in velocità, non vi faccio proprio un room tour perché è piccolina, ma volevo farvela vedere perché è davvero molto carina. Abbiamo questa vasca idromassaggio gigantesca in camera, che è stupenda. E qui c'è la scrivania, ho preso giusto qualcosina da Sephora. E qui c'è appunto questa vasca idromassaggio gigantesca che cambia colore. Dobbiamo ancora provarla in realtà, ma adoro tutte le piastrelle in marmo, sono bellissime ed è anche parecchio grande. Lì c'è subito di fronte, qui c'è il bagno e poi appunto questa è la nostra stanza. L'unica cosa che non siamo molto soddisfatti del fatto che non ci sia un armadio ma soltanto l'appendiabiti, però ci piace un sacco sia come zona che come grandezza della stanza, perché non so se si capisce ma è veramente veramente gigante e siamo in una zona nel centro storico che è perfetta, veramente. Questo è il letto un po' incasinato perché ci siamo praticamente appena svegliati da un sonnellino, eravamo distrutti. E questa è la nostra stanza. E così la vedete anche da un'altra prospettiva. Adoro questo lampadario, tutto in cristallo. Ed eccoci qua. Questa è casa nostra per 4 notti in totale. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo entrati, siamo arrivati qui prima dell'apertura e siamo già seduti, appena hanno aperto siamo entrati, ci siamo seduti subito, quindi ci è andata benissimo e abbiamo ordinato come primo tutti e tre la pasta, quella che volevo, e patate con provola e pancetta. Eccola qua, la prima volta che l'assaggio. Ero curiosissima, non vedo l'ora, il profumino è pazzesco. Come secondo abbiamo preso intanto l'orata alla brace, che sembra molto buona. E molto della film band of the plate. Ed è arrivato anche il mio fritto Napoli per due. Mi ho preso anche i pomodori che ormai è qua, è già finito praticamente. E non vedevo l'ora di prendere le crocchette. Quindi questo è il mio momento.
Quanto è bello il castello di sera. Illuminato, stupendo. Tornati in hotel, appena finita la mia skincare notturna, la mia night routine, e stavo guardando i filmati del ristorante. Avevo lasciato la videocamera, uno dei camerieri, sono simpaticissimi, vi giuro, ci siamo divertiti un sacco, c'è stata un'esperienza bellissima, abbiamo riso e cantato, riso fino alle lacrime e cantato fino a non aver più voce. Di mia family, io sono cotta, siamo veramente entrambi cotti, vi darò la buonanotte adesso. Penso che il prossimo video, se non filmerò un altro vlog, stiamo a Napoli ancora domani, poi partiamo per Venezia e poi andremo a Trieste. Penso quindi che il prossimo vlog sarà da Venezia, oppure vi faremo prima un domande e risposte io e il mio ragazzo assieme, quindi vediamo un attimino, ma noi ci vediamo presto con il prossimo video, vi mando un bacio gigante, giro la videocamera per darvi l'abbraccio, che assolutamente non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video, appunto penso da Venezia, ciao.